Per noi è molto importante accompagnare uno dei settori più innovativi nell'agroalimentare. E noi pugliesi abbiamo studiato per esempio il caso Veneto o il caso di altri territori che da decenni e decenni hanno investito in quei processi di modernizzazione che rendono il settore vitivinicolo veramente uno dei settori più effervescenti. Noi pugliesi vino non ne producevamo. Ancora il 2009 il 20% dell'uva da vino produceva vino, ma il resto produceva niente. Oggi noi produciamo vino col 60% della nostra uva da vino, cioè noi tiravamo il grappolo e lo regalavamo agli altri, non sapevamo imbottigliare, non sapevamo vinificare. Oggi i nostri vini, studiando anche quelli diciamo che hanno tradizioni e storie importanti, i nostri vini hanno guadagnato un ruolo nel mercato, nel consenso di pubblico e di critica fondamentale. Ma è molto importante che regioni come Veneto e Puglia costruiscano sempre di più relazioni, collaborazioni e sinergia. Invidia qualcosa dei vini veneti? Ma io ho un'opinione personale, penso che l'enogastronomia veneta e quella pugliese abbiano molti elementi di similitudine. Io penso che qui c'è la cucina e anche il vino più equilibrato, più delicato tra le gastronomie e le enologie del nord. Esattamente come penso che la cucina e il vino pugliese è il più delicato, il più equilibrato del sud Italia. A Vinitaly si parla solo di vino. Direi che a noi fa piacere invece ricordare che il Veneto è la prima regione, ma subito è seguita dalla Puglia, quindi qui abbiamo rappresentato almeno un 30% della produzione nazionale. E voglio anche riconoscere e ringraziare il presidente Vendola, perché ho molti imprenditori veneti che sono lì con i loro vigneti e mi dicono della disponibilità della regione Puglia. Questo significa collaborazione fattiva e voler far crescere ovviamente il nostro comparto viticolo enologico.